Ciao a tutti da tecnofan.it. Nest Hub è l'omaggio, diciamo che vabbè, l'ho pagato comunque, era in omaggio con l'acquisto del Google Nexus 4 e quindi eccolo qua. Andiamo ad aprire la confezione. Cos'è praticamente? È uno speaker con un bel display. Praticamente è un tablet questo, ce l'hanno attaccato dietro, che porterà Google Assistant nelle vostre case. In casa io ho già i dispositivi di Alexa sparsi in giro di qua e di là. Comunque, vediamo cosa offre la confezione. Ci abbiamo il suo alimentatore, molto carino, rotondo. E basta, basta. Ci sono delle istruzioni rapide. E adesso andiamo a togliere la pellicola e lo andiamo ad accendere. La pellicola si toglie da questa freccia, esattamente così, poi anche da qua. Mi avete ingannato, adesso la tolgo di qua, ah, ok, vedete, viene via. Devo strappare il tutto in modo abbastanza selvaggio, ne è rimasto un pezzettino qua. Qua sotto abbiamo una bella gommina che permette di non farlo scivolare, peccato che non è orientabile, quindi dall'alto probabilmente non si vede niente. Abbiamo qua nel retro il tastino per silenziare il microfono, questo è un tasto che dovrebbe essere il tasto del volume. Fotocamera frontale, due microfoni e l'ingresso per l'alimentazione. Adesso andiamo a collegare l'alimentazione. Allora, attendiamo che si avvia. Nel frattempo, qui c'è anche il Pixel 4 che sicuramente ci aiuterà nella configurazione. Sentite il bel suono di avvio. Lo mettiamo qua, va di fianco. Attendiamo che parta. Ma mi chiede di scaricare l'applicazione Google Home. Io l'applicazione Google Home dovrei averla già scaricata ed infatti è qua. Ti diamo il benvenuto a casa. Allora, l'ho scaricata. E adesso? Quindi? Configura un dispositivo. Ah, vedete, me l'ha trovato. Scegli una casa. Ricerca di dispositivi in corso. Nest Hub rilevato. Wow, brava. Vuoi configurare? Mettiamo sì. Durante la configurazione del telefono e del tablet potrebbero disconnettere la rete wifi. Segui le istruzioni dell'app. Vedete qua c'è venuta una scritta. Devo dire che si vede bene anche visto dall'alto. Adesso si stanno connettendo. Attendiamo il collegamento. Connesso. Praticamente tutte le informazioni della rete wifi, eccetera, eccetera, gli vengono dati dal il nostro smartphone. Mettiamo sì, dov'è il dispositivo in casa? Collegati alla rete wifi, utilizzare la password salvata, mettiamo sì. Connessione in corso. Vedete che comunque se avete già scaricato l'applicazione Google Home e l'avete già impostata, l'avvio è davvero molto molto semplice. Adesso si fa un bel aggiornamento. Configurazione delle funzioni, ovvero servizi musicali, eccetera, eccetera, deve essere fatta attraverso lo smartphone. Quindi adesso io vado a mettere come servizio musicale l'account che ho premium di Spotify e mettiamo avanti. Poi questo non ce l'ho, quindi non mi interessa. Le chiamate, non mi interessa fare le chiamate. Le foto. Andrà a prendere le foto di Google, quindi verrà creato uno slideshow con i ricordi. Bello, devo dire questo mi piace. Mettiamo avanti. Attendiamo, attendiamo. Sceglie i ricordi. Queste vabbè, adesso poi le scelgo dopo. Operazione completata. Continua. E adesso si schiocca un bel aggiornamento di circa 4 minuti. Ok, qua dice che ho quasi finito, completa la configurazione dell'app con lo smartphone, termino la configurazione, chiaramente il Ti diamo il dispositivo benvenuto è su anche Google touch. Nest Sentiamo Hub, cosa all'assistente dice. Google integrato. Così con la tua voce puoi ricevere tutto l'aiuto che ti occorre sul display. Bello. Dai un'occhiata. Inizia la giornata con una routine personalizzata. Ti basta dire: Ok, Google, buongiorno. Per visualizzare aggiornamenti meteo, i tuoi impegni in calendario e altro ancora. Tocca per visualizzare la schermata home. Puoi vedere informazioni utili sulla tua giornata, video divertenti ed esplorare altre funzionalità. Hai una domanda? Chiedi aiuto a Google o a YouTube. Ok, Google, fammi vedere come si taglia un ananas. Ora
Ora puoi visualizzare e controllare tutti i tuoi dispositivi intelligenti da un'unica interfaccia di controllo. Richiede dispositivi compatibili. Scorri sullo schermo dall'alto verso il basso per visualizzare l'interfaccia di controllo da cui avere una panoramica di casa tua, controllare i dispositivi intelligenti di ogni stanza, regolare le luci, mettere in pausa la TV e gestire la riproduzione della musica. Di sera, rilassati con i contenuti video e musica che preferisci su YouTube Music. Ok, Google, fammi sentire un po' di jazz. Tra l'altro la musica suona bene. Scorri sullo schermo dal basso verso l'alto per regolare il volume o la luminosità. Oppure usa i pulsanti del volume dietro il lato destro del display. Bene. Per disattivare il microfono, utilizza l'interruttore posizionato sul retro. Inoltre, Hub si trasforma in una cornice digitale dove vedere le tue foto più belle di Google Photo. Secondo me. La configurazione nell'app Google Home è semplicissima. Cos'è questo? È il sensore di luce di Hub. Con questo sensore, Hub si adatta automaticamente al colore e alla luminosità di qualsiasi stanza, così anche le foto saranno in perfetta sintonia con la tua casa. Ecco, questa è una cosa interessante. E quando è ora di andare a letto, Hub sa che deve diminuire la luminosità dello schermo per aiutarti a riposare meglio. Se vuoi saperne di più, ti basta dire: ok, Google, cosa sai fare? Non vedi l'ora di provare Hub? Fai scorrere il dito da sinistra a destra dello schermo per iniziare. Insomma, tanta roba questo video, eh? Bravi, bravi, bravi. Oh, qui abbiamo tutte le cose. Wow, YouTube. Equalizzatore ambientativo, quindi se io faccio così, ho tutte le mie luci. Wow, termostato, le videocamere. Bene, bene ragazzi, perfetto. Non vedo l'ora di usarlo. Ci vediamo presto con le prime impressioni. Ciao da Diego.